Da oggi fino al 31 maggio è possibile richiedere il bonus psicologo per la partecipazione alle spese per le cure psicoterapeutiche. Si tratta della seconda ondata dopo l'enorme successo della prima, anche se in quella circostanza solo il 10% dei richiedenti è stato accontentato. Per questa nuova fase si spera che la percentuale aumenti grazie anche a una dotazione finanziaria leggermente superiore messa a disposizione dallo Stato. Non cambia molto per la verità rispetto alle modalità di accesso perché comunque autonomamente le cittadine e i cittadini dovranno fare domanda direttamente sul sito dell'INPS tramite lo SPID o la carta d'identità elettronica e poi attendere che l'INPS comunichi le graduatorie e quindi l'eventuale accesso alla misura che comunque ricordiamo non è per tutti perché le risorse stanziate, così come è già stato nel 2022, verosimilmente non copriranno tutte le domande. Tra l'altro, rispetto alla prima ondata, dove addirittura le domande accolte sono state il 10% delle richieste effettive, non ci si aspetta un cambiamento anche da questo punto di vista. Ma le risorse sono leggermente di più, nel senso che a livello nazionale sono stati stanziati 14 milioni di euro, ma sicuramente non saranno sufficienti per coprire tutte le domande. Per cui la graduatoria che terrà conto sia dell'indicatore ISEE, ma anche dei tempi dell'invio, di fatto senz'altro escluderà qualcuno. Per cui il consiglio è fare prima possibile la domanda, così da evitare almeno di arrivare in fondo per una questione di tempi. La copertura massima per ogni seduta è di 50 euro, può arrivare a complessivi 1.500 per ISEE inferiori a 15.000 euro, 1.000 per ISEE da 15.000 a 30.000 e 500 per ISEE fino a 50.000. Sotto il profilo sociale è una misura che ha certamente funzionato a fronte di una situazione resa ancora più emergenziale per via della pandemia, ma anche sotto il profilo culturale. Oggi invece questo è il segno del fatto che è riconosciuta la difficoltà psicologica della popolazione e viene dato un contributo. Crea anche un effetto su chi vorrebbe, ma ancora qualche pregiudizio, cioè lo Stato dà dei fondi perché riconosce questo problema, quindi forse non sono il solo ad averlo. Chiaro che i fondi sono sempre molto pochi rispetto alle richieste, che sono evidentemente molto di più, quindi speriamo in un'incentivazione. Hanno usufruito di questo bonus chi già magari veniva e faceva grande difficoltà a continuare il percorso, però c'è stato appunto un avvicinamento. Il Covid ha solo slatentizzato una questione, perché con le difficoltà psicologiche c'erano anche prima e ci sono state dopo. Il Covid ha accelerato e quindi sì, assolutamente oggi, grazie anche, devo dire, al percorso che si fa all'interno delle scuole, c'è una sensibilizzazione soprattutto nelle nuove generazioni proprio diversa.